Ehi, shalom, 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 che vuol dire pace a voi. Eccoci qui con un'altra lezione e prima di iniziare voglio dare tutti lodi dovuto al Padre Yahweh. Nel nome di suo figlio, il nostro Salvatore e Redentore, Yahweh Shai, colui che il mondo dall'ignoranza chiama Gesù e riconosce con l'immagine falso di Cesare Boggia. Mi doppio onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS che mi hanno insegnato questa verità attraverso lo Spirito Santo Ruach HaKodesh che ci è stato donato dal Figlio del Padre Yahweh Shai. Miei saluti agli eletti della casa di Yasharala Israele che sono sparsi nei quattro punti della terra facendo il lavoro in sincerità. Coloro fanno parte della casa di Israele che sono i così chiamati negri, latini e nativi americani e coloro che sono sparsi in diverse parti delle nazioni e assomigliano le nazioni dove si trovano. Shalom. Shalom anche alle poche sorelle che con sincerità cercano questa verità. Io sono il fratello Yaraya Yasharala del campo di GMS Italia. E volevo parlare di ciò che non vi dicono riguardo la guerra che si sta per iniziare tra la Russia e i paesi NATO. Chiamiamolo la terza guerra mondiale. E speriamo che questa lezione sarà edificante attraverso lo spirito. Poi andremo a filtrare queste cose perché sono delle profezie già dette dai profeti antichi. Ok? E ci vuole lo Spirito Santo dal Figlio del Padre, Yahweh Shai, okay? Per avere la corretta conoscenza della Bibbia, perché la Bibbia ci mette in guardia di tutto ciò che accadrà. Okay? La parola profezia viene divisa in due parti, pro che vuol dire prima, okay? False che vuol dire. Che il senso completo sarebbe dire le cose prima che succedano. Questo è il significato della profezia e la Bibbia è un libro di profezia. Questa guerra è una guerra inevitabile, ok? Ma quello che la TV e i giornali non vi dicono è che è tutto stabilito dal Padre e un'altra cosa è che non vi spiegano bene i dinamici. Cercano di farvi credere che i russi sono i bulli, ok? Ma quando la verità è diversa, i veri bulli sono gli Stati Uniti, America e la NATO, ok? E ora, prima di andarci dentro, voglio leggere questo articolo qui che è stato pubblicato il 26 di gennaio. E sì, devo tradurre in italiano questa pagina. Perdonatemi.